Il mio volto risulta anonimo. Tanta gente non riesce a vedere la parte diversa di me, che non sono come gli altri. Ma un giorno tutti potranno vedermi, come una luce accendersi all'improvviso. Ho paura di affrontare la vita, ho voglia di raggiungerne una nuova senza più nascondermi. La vita ti cambia. Fuggire da tutto e discutere non serve. Aprire gli occhi ed essere consapevole di aver sbagliato. Cadere e sapersi rialzare. Crescere ed aspettare. Gettare via il proprio passato. Crescere e far valere le proprie opinioni, crescere e avere le prime delusioni. Agitarsi per quell'amore scoperto crescendo, in amore si impara a lottare, rimorchiare per poi spezzare il cuore, correre senza prendere fiato, arrampicarsi per poi consolare, aprire nuove porte e dimenticare tutto, essere se stessi e vivere la vita veramente. Che cosa hai paura? Ho paura delle malattie e delle loro complicazioni, perché non devastano solo la persona che chi le sta vicino.
Io, determinato alla ricerca di qualcosa, con una grande capacità di sopportazione di tutte le ingiustizie della vita e con quel che passa di forza per avere maggiore possibilità di vittoria e di sopravvivenza contro l'ignoto. Eccezionale. Donna perché lei sa vivere con gioia e coraggio affrontando i problemi con grinta e speranza. Anche noi, grazie a lei, abbiamo iniziato a vivere con armonia e fede. Madre perché lei è stata per noi una seconda figura di riferimento, affettuosa, sensibile, protettiva, rigida come una madre ma anche e soprattutto dolce. È un'insegnante speciale, capace di risolvere ogni nostro stupido problema o litigio solo facendoci nascere un sorriso sulle labbra. Grazie. Grazie per la fiducia. Grazie per la disponibilità. Grazie per il supporto. Grazie per essere stata al nostro fianco. Grazie anche per questa opportunità in cui ognuno di noi ha tirato fuori quello che ha dentro. Emozioni, pensieri, paure, gioie, ma anche tristezze, delusione e rancore. Per noi rimarrà sempre la professoressa migliore del mondo, l'unica che è stata in grado di stare nel nostro mondo e vivere assieme a noi nel bene e nel male. Vi vogliamo bene, l'affetto.
Cara Prof. Carnovale, vi volevamo dire una cosa. Grazie. Grazie per essere stata sempre dalla nostra parte. Grazie per averci dato modo di sfogo. Grazie per le vostre dolci consolazioni. Grazie per i vostri sguardi teneri ma intensi allo stesso tempo. Grazie per essere stata come una mamma per tutti. Grazie per averci sgridato severamente quando ce lo meritavamo. Grazie per tutti quei momenti belli e brutti, felici e tristi passati insieme. Grazie per essere stata sempre al nostro fianco. Grazie per essere stata un modello di vita per tutti. Grazie per essere stata la nostra prof, anzi, la nostra prof preferita. La prof che ci difende, che difende i suoi alunni come se fossero suoi figli. La prof che ci ha fatto crescere ed essere così come siamo diventati, semplicemente noi stessi. La prof che ci vuole bene, la prof a cui vogliamo bene. Siamo qui alla Nicola Festa, è concluso l'anno scolastico. Professoressa Capozza, allora le sue considerazioni. La fine di un percorso di 3 anni, un'emozione grandissima, una bella opportunità che abbiamo avuto di far vedere a tutti quanto questi ragazzi siano cresciuti, quanto sia stato significativo il percorso. Grazie professoressa, allora molto emozionati, fermiamo questa ragazza, allora un pensiero a nome di tutta la classe per la professoressa. Ho già pagato la capoccia la migliore. Ok ragazzi, in bocca al lupo a tutti.